devo sapere qualcosa di importante. Vedo dai tuoi occhi. Sì, vedo perché nasconderti. Io sono... cioè, sto divorziando. Ah. Per me è importante il matrimonio. Io mi immagino mio padre, visto che ho un rapporto molto bello con la mia famiglia, mio padre che mi accompagna all'altare. La cosa più importante è che l'ho fatto in televisione. Ho partecipato a un programma televisivo che si chiama Matrimonio a Prima Vista. Non hai mai sentito parlare, mai visto? No, non lo conosco. Ho partecipato a questa cosa dove mi sono sposato con una sconosciuta. Ma è tutto legale? Sì. Ah, ok. È fondamentale nella vita condividere tutto con l'altra persona. Però quello che ci tengo a sottolineare è che a livello sentimentale io non sono mai stato legato a questa ragazza, a questa donna. Sicuramente io mi sento liberissimo di rimettermi in gioco, anche perché io con Federica non sono mai stato sentimentalmente legato a lei. Ci siamo sposati, ma non c'è stato niente tra noi. Niente. Perché non ti ha colpito? Com'è? Perché voi diciamo non che è non è nato nulla tra noi, è stato un percorso lungo, difficile, non ci siamo piaciuti. Quindi tu già hai fatto un'esperienza del genere, quindi un incontro al buio? Sì. Quindi non dai un valore al matrimonio per arrivare a... Aspetta, fermiamoci. Non è che non do valore al matrimonio, io credo che... Scusami, ma tu sei Fulvio di Matrimonio a Prima Vista? Mamma mia, quanto sei bello, scusami, possiamo fare una foto? Per favore. Facciamo una foto. Grazie mille, scusate ancora, sei bellissimo. Lei l'ha visto, per esempio. Grazie. Te non l'hai visto? No. Sono molto gelosa quando l'uomo che ho accanto guarda profondamente un'altra persona, io scatto. È tipo se te stessimo insieme e si presenta tipo una ragazza così che si fa la foto con me. No. Come reagisci? Ovviamente non, a parte, voglio dire, non ho manco chiesto il permesso. A te non l'ha chiesto, è vero. È giusto. Proprio... Io la prossima volta dico passate sul cadavere di Rossella. Vorrei essere il centro del suo mondo, cioè l'unica donna che lui ammira. Lascia stare che non siamo una coppia, non siamo fidanzati, però, oddio. Vabbè. Io ci tenevo a dirtelo perché sono tutti elementi che tu comunque devi includere. Certo, ma cioè, siamo qui per conoscerci. Esatto. Fulvio ha rivelato a Rossella di avere un matrimonio alle spalle e Rossella sogna da una vita di sposarsi in chiesa. Riuscirà ad andare oltre questo ostacolo? Secondo me dopo l'appuntamento si rivedrà tutte le puntate. Aggiungo un'altra cosa perché ci tengo veramente a essere chiaro e a capire chi potresti avere davanti. Il mio telefono esplode di messaggi. Messaggi di ragazze. E chi sono queste ragazze? Tutte le ragazze che mi hanno visto in TV. Molto male. Eh? No, prego, continua. Però nel senso che è una cosa che ti darebbe fastidio. Certo. Tanto fastidio. Certo. Io mi definisco in un modo solo quando sono innamorato. Io quando sono innamorato non guardo più le altre ragazze. Semplice. Quindi non riusciresti a passarci sopra. Se tu rispondi, allora no, va bene. Ma se io rispondo ringraziando e basta? Sì, va bene. Io cerco qualcuna che non mi faccia più girare la testa da un'altra parte. Ma tipo tu sei su Instagram? Sì. Tanti followers? Tanti. Tipo? Come ti chiami su Instagram? Devo scoprirlo così, quanti followers hai? Sì, provata. Hai capito? 3.000 follower hai. 17.000. Complimenti, guarda là. Sono molto tranquilla, ma al tempo stesso, se perdo la pazienza, divento una belva. Ah, guarda qua, l'era la tua lei. Sì, lei era, sì, la mia ex moglie, ma quella è una foto che se tu vai a leggere spiego il perché di quel bacio. Il gesto finale del bacio che le ho dato è stato un simbolo di pace. Non voglio più che la gente ti attacchi, non voglio che tu vieni vista più come un mostro. E quindi non era un bacio di sentimento, era un bacio di amicizia. Poi no. Andare un attimo in bagno, è possibile? Certamente. No. Ah, perfetto. Grazie mille. Prego.